punta il dito su alcuni contenuti della proposta di legge sulla cittadinanza avanzata dalla segreteria agli interni e già presentata in prima lettura. Al comitato, che rappresenta circa 13.000 italiani residenti a San Marino, non va giù in primis che venga il posto di rinunciare alla cittadinanza italiana per ottenere quella sanmarinese. Per noi, dice il presidente Diego Renzi, sarebbe come rinnegare un genitore, non riusciamo a scegliere tra l'una e l'altra. L'Italia non obbliga il sanmarinese a rinunciare alla propria. A ciò si aggiungono, precisa ancora Renzi, i tempi troppo lunghi per ottenere la cittadinanza sanmarinese per naturalizzazione, 25 anni di residenza con la nuova legge, ma in Europa la tempistica è tra i 5 e i 10 anni, come conferma Lecri. Il comitato sceglie piuttosto la via del compromesso, proponendo 15 anni. È proprio la Commissione europea che ci ha fatto capire che la strada che stiamo battendo è corretta e va nel senso proprio dell'integrazione. Altra richiesta è quella di poter esercitare il diritto di voto almeno per le giunte di Castello, considerando che un sanmarinese che vive in un comune italiano, dopo 6 mesi di residenza, può già votare il proprio candidato sindaco. L'iniziativa di solidarietà a favore dei terremotati è un'associazione culturale che intende promuovere l'amicizia fra il popolo sanmarinese e il popolo italiano, per aiutare le famiglie bisognose ricavando in beneficenza a favore dei terremotati. Vi aspettiamo. Mi soffermo sulle ragioni. Torniamo appunto sabato 27 alle ore 15 per discutere del dibattito che riguarda. Considerati i tali, ma tra i 4 milioni di italiani all'estero che voteranno al referendum ci sono anche i residenti a San Marino, stato straniero nel cuore della Romagna, la cui economia è basata principalmente sulle banche. Sono 8.900 i votanti, anche loro hanno ricevuto la famosa lettera di Renzi. Ma lei come fa il cognome? Sono Renzi, ma quello buono. Lui ci dice di votare sì, e per carità è la sua riforma, però penso che dovrebbe essere il Presidente del Consiglio di tutti. Anche in questo incontro organizzato dal Comitato Italiani Residenti all'Estero di San Marino. Se pensiamo che chiunque possa tirare la busta e che io sia in arrivo sia destinazione, questo è un po' rischio. Potrebbero essere cedute, vendute, regalate, potrebbero essere accettinate. Io vado sempre dentro l'ambasciata e la consegno a mano, però non deve essere motivo questa nostra critica al modo di voto per togliere ancora della rappresentanza ai cittadini esteri. We'll be right back.
questa sera per parlare di questi poveri italiani che stanno a San Marino, che hanno chiuso tutte le... adesso rimarrà, chiuderanno tutte le banche e si tornerà ai baratti. Non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Io poi voglio dirvi questa sera che non è vero che noi abbiamo fatto saltare la trattativa per la legge elettorale, perché noi siamo contro il Mattarellum, il Porcellum, l'Uccellum, vaffanculo! Non ce la facciamo più! Poi in un Parlamento italiano non possiamo più vedere Brunetta, Brunetta, che più che un seggio gli hanno dato un seggiolone, cosa gli hanno dato? Che lui, per far vedere che è bravo, si è iscritto all'AIDO per donare gli organi. Quando l'hanno visto gli hanno detto: guarda che noi cerchiamo organi, non organetti. Poi Vendola, sempre in mezzo alle scatole, lui che vuole tornare in politica attiva, lui che vuole fare il ministro delle politiche agricole per controllare l'aumento dei finocchi, non ce la facciamo più. E allora noi nel Movimento 5 Stelle, una volta vinciamo, una volta perdiamo, io però per vincere sempre questa sera mi voglio cantare il nuovo inno del Movimento 5 Stelle, che sono sicuro che dopo che canteremo tutti insieme questo, noi diventeremo il primo partito della nostra Italia. Non ce la facciamo più. È molto bella questa canzone, poi la canteremo tutti insieme. Non ce la facciamo più. I 5 Stelle e noi, questi stronzi tutti a casa noi mandiamo. Non ce la facciamo più. Io chiedo a voi, contate su di me e io conto su di te, perché noi siamo 5 Stelle, figli della nostra Italia andata a fondo, perché noi siamo 5 Stelle, figli della nostra Italia andata a fondo, perché noi siamo 5 Stelle. Bene, dopo la benedizione avuta ai massimi livelli possibili e immaginabili e dopo le imprecazioni classiche di Grillo, abbiamo la fortuna che il Comites ci riporta sulla terra, proiettando, come ha fatto, il video della sua attività svolta dal 2015 ad oggi. Per integrare quello che è un po' il discorso del Comites, ho il piacere di invitare qui sul palco dei relatori il vicepresidente Alessandro Amoretti per il suo intervento. Buonasera a tutti, un caloroso saluto a tutti gli intervenuti. Sono veramente emozionato, ve lo devo proprio confessare. Un teatro così bello e con una platea così, veramente ti vengono i brividi lungo la schiena. Proseguendo l'intervento di Renzi, chiaramente facendo i saluti a tutti quanti, ringraziando della collaborazione anche all'ambasciata e la segreteria di Stato agli affari esteri che ha collaborato col Comites a questa iniziativa, io aggiungendo a quello che ha detto Renzi in merito al significato del Comites, vi dico che innanzitutto il Comites è composto da cittadini italiani residenti che si sentono una parte integrante di questa comunità, anche a livello numerico. Ricordiamo che i residenti italiani a San Marino sono un terzo della popolazione residente
e quindi in quanto tale ha una dignità, è una popolazione che va ascoltata. Ma noi ci poniamo, e questo è stato il nostro leitmotiv, è stato sempre il nostro DNA, ci poniamo davanti alle istituzioni sammarinesi in un'ottica di confronto, non ci siamo mai posti in un'ottica di contrapposizione, quindi le nostre istanze le abbiamo sempre fatte secondo questa ottica, perché pensiamo che con la concertazione, col dialogo si possono ottenere risultati. Stavo dicendo prima del significato della serata. Noi abbiamo voluto organizzare questa serata in un teatro perché noi pensiamo che il teatro, come le piazze, come tanti altri luoghi pubblici, sia il luogo più opportuno per avere il contatto diretto con la gente, con la cittadinanza. Quindi anche questa sera, come è successo in altre circostanze, il Comites esce fuori dalle sedi istituzionali per abbracciare le persone. E questa sera, è stato già detto ma la voglio ripetere, i protagonisti siete voi, con le vostre richieste, con le vostre speranze, con il vostro comune sentire. Quindi dopo verrà lasciato ampio spazio alle vostre istanze, perché è importante sottolineare il fatto che siete voi che ci date lo stimolo, ci date l'energia.